Allora, oggi parleremo di un argomento un po' particolare perché avrei voluto parlare in realtà di geometria differenziale e calcolo tensoriale, però c'è un argomento interessante che riguarda il famoso fisico Ettore Majorana che sparì misteriosamente nel 1938, faceva parte del gruppo di Fermi. E l'equazione che vedete, infatti la cosiddetta equazione di Thomas Fermi, che è un'equazione differenziale secondo ordine in questa funzione che si chiama chi, lettera greca, e verifica queste condizioni limiti, chi di 0 uguale 1 e chi di più infinito uguale 0. Questa equazione è relativa a un modello fisico di atomo, dell'atomo pesante, cioè con numero atomico Z relativamente grande, diciamo, cioè quindi un atomo con molti elettroni. E l'importanza, diciamo, la ragione storica, la storia della fisica che riguarda appunto Ettore Majorana è che lui riuscì, secondo un aneddoto, o meglio, secondo una vicenda realmente accaduta, a risolvere questa equazione nel giro di una notte di lavoro, quando invece Fermi e il suo gruppo erano almeno diversi giorni che ci lavoravano. Prima però di riuscire a capire come integrare, come risolvere questa equazione differenziale che, essendo non lineare, secondo ordine, va integrata con metodi numerici, cioè non si può risolvere in forma chiusa, in forma esatta. Noi cercheremo di capire la fisica che c'è dietro questa equazione, anche perché riguarda due sistemi fisici completamente diversi, che l'atomo, come abbiamo detto prima, ma anche le cosiddette nane bianche. Una nana bianca, cioè la configurazione di equilibrio di una nana bianca riguarda. Ricordiamo che una nana bianca altro non è che la fase terminale del ciclo evolutivo di una stella, diciamo di stelle di massa relativamente piccola, diciamo stelle di piccole dimensioni e di massa inferiore al limite di Chandrasekhar, che è 1,4 masse solari. La cosa è abbastanza sorprendente perché stiamo parlando di due sistemi fisici completamente diversi, cioè un atomo e in sostanza una stella. In realtà l'elemento che accomuna questi due sistemi fisici è il cosiddetto gas di Fermi in condizioni di degenerazione. Infatti nel caso dell'atomo abbiamo un sistema di elettroni che elettricamente, elettrostaticamente sono legati a un nucleo di carica positiva. Mentre nel caso di una nana bianca abbiamo comunque un sistema di elettroni relativistici in quel caso che costituiscono un cosiddetto gas di Fermi. Allora, per un'analisi più attenta dobbiamo appunto tornare indietro nel tempo e andare nel 1927, scriviamolo qui, 1927, a quell'epoca era appena stato formulato il principio di indeterminazione di Heisenberg, che distrusse il concetto di traiettorie di particelle. Infatti nell'atomo non si parla più di elettroni orbitanti, cioè che descrivono un'orbita, come nel modello di Rutherford, perché un modello del genere è meccanicamente instabile. E allora abbiamo un sistema costituito da un certo numero di elettroni, zeta, che è come è noto il numero atomico, zeta elettroni, quindi zeta protoni in caso di atomo neutro. E allora, quantisticamente noi dobbiamo riuscire a scrivere innanzitutto un'equazione di Schrödinger, integrare un'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo, vale a dire risolvere lo spettro dell'Hamiltoniana, dell'operatore Hamiltoniano di questo sistema, che in generale è dato da un termine cinetico T, più un potenziale di interazione, energia potenziale. Allora, nel caso dell'atomo di idrogeno, che è diciamo, l'atomo più semplice, il potenziale, l'energia potenziale Vdr è uguale a semplicemente a meno zeta per e, zeta, scusate, 1 fratto R, quindi abbiamo in sostanza un potenziale elettrostatico, cioè l'unico elettrone presente nell'atomo di idrogeno sente un potenziale elettrostatico Φdr uguale a E diviso R, dove E è il valore assoluto della carica dell'elettrone,
E quindi VdR è dato semplicemente dalla carica elettrica meno E dell'elettrone per E su R, cioè abbiamo energia potenziale, VdR uguale meno E al quadrato su R. In sostanza abbiamo un'energia potenziale a simmetria sferica, quindi l'equazione di Schrödinger si risolve in maniera esatta e si ottengono autovalori e autofunzioni dell'energia, vale a dire i livelli energetici dell'atomo di idrogeno. Quando si passa all'atomo di elio, cioè con due elettroni, non c'è più questa simmetria sferica, quindi il problema si complica. Quindi figuriamoci con 6 elettroni, dove abbiamo un potenziale elettrostatico dovuto essenzialmente alla carica nucleare, quindi e più poi bisogna aggiungere l'interazione tra i vari elettroni, cioè un singolo elettrone sente sia il potenziale elettrico e il potenziale elettrostatico del nucleo, la carica del nucleo, e poi l'interazione dovuta ai rimanenti Z-1 elettroni. Esistono alcuni metodi approssimati, come ad esempio il metodo di Hartree-Fock, però quando Z è relativamente grande questo metodo diventa troppo laborioso. Allora, in quel periodo, quell'anno 1927, Fermi ideò appunto un modello che porta il suo nome, modello di Thomas Fermi, anche perché venne, diciamo, formulato in maniera indipendente da un fisico inglese chiamato appunto Thomas. In sostanza questo modello è basato sul gas di Fermi, cioè noi abbiamo un sistema di elettroni che viene descritto dalla statistica di Fermi-Dirac, perché gli elettroni sono fermioni, cioè hanno spin, tutte le particelle che hanno spin semintero sono descritte dalla cosiddetta statistica di Fermi-Dirac, che è l'espressione matematica del principio di esclusione di Pauli. In ogni stato noi possiamo trovare o 0 o 1 particelle, a differenza invece dei bosoni, i quali in ogni stato possiamo trovare da 0 a più infinito particelle. Allora, che succede? Che se io ho un gas di Fermi, un sistema di fermioni, e abbasso la temperatura fino ad esempio allo zero assoluto, allora, le particelle, secondo la meccanica statistica classica, tenderebbero ad occupare il livello fondamentale di minima energia, e se abbiamo un sistema non sottoposto a campi esterni, la minima energia è zero. Però, siccome i fermioni obbediscono al principio di esclusione, quindi a ogni stato possiamo trovare o zero o una particella, allora che succede? Che si dispongono secondo livelli crescenti fino a riempirli tutti e a raggiungere un valore, diciamo, di energia massimo, che è uguale. Si chiama energia di Fermi. Questo, diciamo, alla temperatura ideale, diciamo, non alla temperatura ideale, cioè portare il sistema a una temperatura molto bassa, al limite allo zero assoluto. A questa energia di Fermi, l'energia di Fermi dipende ovviamente dal numero di particelle, o meglio dalla densità, perché maggiore è la densità di particelle, il numero di particelle, cioè il numero di particelle per unità di volume, ed è ovvio che l'energia di Fermi avrà un valore più alto, ed è proporzionale. Il regime non relativistico a n elevato a 2 terzi, dove n è la densità del numero di particelle. La formula corretta in realtà è con F l'energia di Fermi uguale ad h tagliato quadro diviso 2m con e, dove m con e è la massa dell'elettrone, visto che stiamo considerando elettroni, per 3 pi greco quadro per n elevato a 2 terzi. Questa è l'energia di Fermi a cui possiamo far corrispondere una temperatura di Fermi, che è uguale semplicemente all'energia di Fermi diviso KB, che è la costante di Boltzmann. Allora, tutto questo ci sta dicendo che se T con F è molto alta, per alcuni sistemi lo è, allora anche la temperatura, e assieme è molto più grande la temperatura ambiente, allora significa che questo sistema, anche a temperatura ambiente, è in condizioni di degenerazione. Degenerazione significa che si allontana dal comportamento classico, non è più descritto dalla meccanica statistica classica. E quindi succede questo fenomeno, cioè tutte le particelle non possono superare questa energia di Fermi, si dispongono secondo livelli di energia crescenti, fino ad arrivare a un massimo con l'energia di Fermi. Adesso, nel caso dell'atomo, noi abbiamo appunto questo sistema di elettroni e Fermi appunto ipotizzò che si trovasse in condizioni di degenerazione. Quindi possiamo definire questa energia di Fermi, scritta in questo modo, e con la differenza adesso che n è una funzione di R, cioè della coordinata radiale,
rispetto all'origine che viene centrato, diciamo, nel centro dell'atomo, centro tra virgolette. E allora abbiamo che anche E con F diventa una funzione di R della coordinata radiale. Poi si fa un'ulteriore congettura, vale a dire che siamo in un'approssimazione semiclassica, cioè che nel senso che l'energia potenziale Vdr per un atomo del genere varia di poco se R subisce incrementi dell'ordine di grandezza e lunghezza d'onda di De Broglie di singolo elettrone. In sostanza, io posso scrivere la formula classica dell'energia E uguale alla parte cinetica, diciamo, meno E per il potenziale elettrostatico. Quindi ci siamo svincolati dall'interazione tra i singoli elettroni e tra gli elettroni e il nucleo, semplicemente descrivendo attraverso questa azione mediata il potenziale Φ di R che ha una simmetria sferica, e questo è importante perché significa poi che siamo in grado di risolvere l'equazione di Schrödinger in maniera esatta. L'energia cinetica sarà minore o uguale di E con F, per quanto detto prima, cioè siccome il gas di elettroni dell'atomo si trova in condizioni di degenerazione, il massimo valore è E con F. Inoltre, E deve essere. Allora, scrivo qui 0 maggiore o uguale di E, significa semplicemente che E non può essere positivo perché gli elettroni si trovano in uno stato legato, diversamente l'atomo si ionizza. E allora possiamo scrivere semplicemente che la massima energia meccanica, cioè cinetica più potenziale, è proprio l'energia di Fermi meno E per Φ di R. E a questo punto io posso scrivere E massimo che per quanto detto è minore o uguale di 0 come meno E per Φ con 0, dove Φ con 0 è un valore caratteristico di Φ di R, vedremo quale tra poco. Quindi in definitiva abbiamo meno E per Φ con 0 uguale, vado a sostituire il valore dell'energia di Fermi, quindi H tagliato quadro fratto 2m con E per 3 pi greco quadro n di r, ricordiamo che dipende dalla coordinata radiale elevata a 2 terzi, quindi meno e per phi di r. A questo punto si ricava n di r in funzione di tutti questi termini, viene trovata una certa espressione di n di r, quindi in funzione di chi? Di phi di r, di Φ con 0, eccetera, e ci ritroviamo con un'equazione in cui compare sia n di r che Φ di r. Quello che stiamo cercando è Φ di r, quindi dobbiamo svincolarci da n di r. In questo ci viene in aiuto l'equazione di Poisson, perché il potenziale Φ di r, potenziale elettrostatico, dall'elettrostatica appunto sappiamo che soddisfa l'equazione di Poisson, cioè la laplaziana di Φ è meno 4 pi greco per ρ di R, dove ρ di R è la densità elettronica, quindi uguale a più 4 pi greco per la carica dell'elettrone per la densità elettronica n di R. E quindi ci andiamo a ricavare n di R da questo, quindi ci rimane la laplaziana di Φ, insomma alla fine esce questa equazione, facendo i conti. La laplaziana di Φ di R è questa funzione al secondo membro, che è manifestamente un'equazione differenziale secondo ordine in Φ di R. Fortunatamente sappiamo che l'Laplaciano poi c'è un'espressione completa in coordinate sferiche, però qui abbiamo solo la dipendenza dalla coordinata radiale R, quindi un'equazione differenziale ordinaria e secondo ordine e non lineare. Perché uno potrebbe dire come mai esce la non linearità quando l'equazione di Schrödinger è lineare? Qui ancora non abbiamo scritto l'equazione di Schrödinger, praticamente ci siamo limitati a esprimere il potenziale scalare Φ di R e campo elettrostatico tenendo conto della degenerazione del gas di elettroni. Poi le condizioni al contorno di questa equazione, perché come è noto l'equazione differenziale o si assegna un problema di Cauchy, cioè si danno le condizioni iniziali, oppure le condizioni al contorno, condizioni ai limiti chiamate anche. Allora, per R che tende a 0 che succede? Che noi dobbiamo far conto di inserire o una carica di prova oppure di vedere il campo sperimentato al singolo elettrone. Per R che tende a 0, l'elettrone sperimenta l'unico campo, diciamo, dominante, quello nucleare, zeta per E su R. Quindi possiamo scrivere Φ di R per R che tende a 0, tende a zeta per E su R, cioè la carica nucleare nuda, perché l'effetto di Schirmer è trascurabile.
E uno poi dice, vabbè, per R che tende a più infinito, questo che succede? Allora, qui si impone una certa condizione, perché se io ho l'atomo con l'iniziale elettronica n di R, abbiamo detto, questa n di R a un certo punto dovrà annullarsi, precisamente sul bordo dell'atomo, quindi siamo n di R grande uguale a 0, dove R mi definisce il bordo, cioè il raggio di questa ipotetica sfera. E si impone quindi questa condizione qui. Allora, alla fine escono fuori due equazioni. Una che è questa, per r distanza radiale minore di r grande, l'altra la plastica di φ uguale a 0, cioè equazione di Poisson per r maggiore di r grande. Quindi, alla fine c'ho, questo è 0, di qua non c'ho niente perché la coordinata radiale per definizione è maggiore o uguale di 0. Qua c'ho r uguale a r grande, mi definisce il bordo dell'atomo, qua c'ho la regione 1, qua c'ho la regione che chiamo 2. Quindi abbiamo una soluzione φ con 1 e φ con 2 da questa parte, e φ con 1 è soluzione di questa, e φ con 2 è soluzione invece dell'equazione di Poisson alla plastica di φ uguale a 0, e si vanno a trovare queste due soluzioni, si raccordano, che significa che si impone la continuità della funzione alla derivata prima. E quindi per trovare queste condizioni di raccordo, diciamo brevemente, vediamo che si parte prima dall'atomo ionizzato z piccolo volte, z piccolo. E quindi per R maggiore di R noi troviamo un potenziale z per E diviso R, per R maggiore di R, quindi si va a mettere sul bordo z per E su R, si calcola la derivata prima, si va a raccordare quella soluzione, poi si ritorna all'atomo neutro ponendo z piccolo uguale a 0, e in sostanza che succede? Che su questo punto qui si dimostra facilmente che oltre alla densità elettronica si annulla il potenziale scalare e la derivata prima. Siccome il processo può essere iterato, si scopre che si annullano tutte le derivate, però in questo caso la funzione cessa di essere analitica, nel senso che noi ci aspettiamo che f di r sia in qualche modo analitica. Analitica significa che è sviluppabile in ogni punto del suo insieme di finzione in serie di Taylor. Chiaramente questa funzione per R che va a 0, vediamo che diverge, quindi tutto è tranne che analitica, per R intorno di R uguale a 0, però noi ci possiamo mettere intorno di R uguale a R grande e imporre l'analicità di questa funzione in questo intorno. E quindi se si annullano tutte le derivate non è più analitica, perché non è, la serie di Taylor contiene le derivate di tutti gli ordini, in questo caso riescono funzioni identicamente nulla intorno di R, quindi la funzione cessa di essere analitica. L'unico modo per rendere l'analitica è far tendere R grande a più infinito. E quindi in questo modello dell'atomo, virtualmente ha un'estensione infinita, appunto perché il bordo R tende a più infinito. Poi si applica il teorema di Gauss, cioè innanzitutto vediamo che φ di R per R che va a più infinito si annulla. E applicando il teorema di Gauss si vede che anche R per φ di R nel limite per r che va più infinito si annulla. Questo significa che il potenziale scalare per r che va più infinito in un infinitesimo di ordine superiore a 1 rispetto all'infinitesimo di riferimento 1 su r. In sostanza, poi si definisce una funzione chi di r è uguale a rfi di r, poi per delle costanti, insomma, in poche parole, come si fa spesso in fisica teorica, anzi, continuamente. Quando c'è un'equazione differenziale dove compaiono tutte queste costanti, l'equazione viene dimensionalizzata, anche perché in vista di un'integrazione numerica, costanti molto piccole potrebbero determinare errori di arrotondamento. Qui compare la costante ridotta di Planck. E adimensionalizzando la funzione φ di r, attraverso questa funzione chi di r, e anche la coordinata radiale, poi attraverso un cambio di variabile, noi andiamo a costruire questa equazione, in sostanza diventa la derivata seconda di chi di x è uguale a 1 fratto radice quadrata di x per chi elevato a 3 mezzi, che è appunto la famosa equazione di Thomas-Kerr. E in un prossimo video vedremo come integrarla.